siamo sempre con un lieve ritardo. I nostri appuntamenti settimanali. Appuntamenti notturni che diventano sempre più notturni. Ma l'importante è che si susseguono. Poi una cosa è certa, abbiamo perso il conto delle puntate. Credo che sia la settima questa. No, mi sembra l'ottava. Vabbè, siamo là insomma. Io non mi ricordo. Comunque è un fatto positivo quando si perde il conto delle puntate. Significa che il programma sta andando avanti e quindi c'è un interesse almeno da parte nostra. Non sappiamo quanti radioascoltatori ci seguono, però se ci segue qualcuno, se ci seguono, probabilmente ci sta qualcuno che ci segue. Però una cosa importante è che questa sera ci manca Paolo. Sì, da quello che so sta lavorando. Ha preso una butta piede questo. Purtroppo è arrivata una certa età, i ragazzi degenerano verso questa queste forme di masochismo. No, okay. Perché poi diciamo così, lui si dedica così in maniera così impegnata al lavoro. Ha deciso. Ah, eccolo qua! Eccolo! Eccolo. Invitiamo quindi il nostro amico Paolo a raggiungerci qua in. Perché ha preso una brutta piega, stavamo dicendo. Che ti sei dato al lavoro dopo arrivata da certa. Ti sei dato al lavoro. Poi dovete perdonare per questa mia. Poi ti stai dedicando al lavoro, poi stai curando particolarmente, diciamo così, anche la tua salute fisica. Cioè noi abbiamo pensato, non è che tu che stai sposato, cioè noi lungi da me il matrimonio. No, notavo con piacere che mi avete sostituito degnamente questa sera. Massimo ha detto che non voleva stare qua perché non voleva essere sfottuto in studio, ma preferisce non voleva essere al di fuori del studio. Secondo me non voleva essere partecipe di questa trasmissione, diciamo, sui generis. La trasmissione scherzo, oramai non parte più alle 23, 23 e dintorno. 23 qualcosa. Come si chiama quello là che fa sempre le trasmissioni di notte? Marzullo. Ah, Marzullo, Marzullo veramente sono soldi proprio buttati dalla finestra. Soldi buttati da lui perché tra l'altro è direttore di Rai Cultura. Quindi ma se ti ricordi, quando eravamo bambini, sulla Rai a una certa ora usciva quel simbolo colorato. Il monoscopio. Sì. Cioè che era meglio di Marzullo. Sì. E secondo me gustava anche granché. Cioè, bisogna chiedere alla Rai di rimettere di nuovo, come si chiama, il monoscopio che comunque costa di meno. Posto Marzullo obiettivamente, cioè pensa che cioè, se uno vede le camicie come si veste vuol dire proprio, comunque poverino, no. Anche lui ha la sua ragione d'essere, insomma. Ho capito, però cioè, l'importante è che la tua ragione d'essere non diciamo così incide sul portafoglio delle persone. Questa è la questione. Noi siamo per la libertà totale, però fino a spese tue. Con la nuova legge tutti i cittadini saranno obbligati a pagare il canone. Quindi se qualcuno ci vuole contattare per parlare male di Marzullo così gratuitamente. Noi il canone io in particolare non lo pagherò l'anno prossimo, anzi quest'anno, e sto cercando di studiare il sistema per non pagarlo. Perché mi hanno detto che per non pagarlo bisogna fare un bollettino, diciamo così, intestato all'Enel, sul conto corrente dell'Enel, dove si paga solo l'importo del consumo elettrico, escluso il canone. Loro non ti possono contestare, possono staccare il servizio perché tu comunque hai pagato il servizio. Poi è la RAI che si deve rifare nei tuoi confronti, e io mi rifiuto di pagare perché non tanto perché sono contro il fatto che il servizio pubblico venga finanziato dai cittadini, che è una cosa pure giusta, però visto e considerato che comunque i canali pubblici, la RAI ricevono notevoli proventi dalle pubblicità, cioè comunque già ci abboffano di pubblicità, poi fanno una serie di programmi idioti, proprio, non ne parliamo delle fiction veramente, cioè siamo arrivati proprio a situazioni aberranti. No, forse ne parlavamo l'altra sera, non può morire una persona che ha fatto qualcosa di buono nella vita, che subito gli fanno la fiction, tra l'altro raccontando in maniera del tutto fasulla la vita di questo personaggio. La mossa sempre Fiorello, ma pensa che Fiorello si è fatto pure i soldi, quindi potesse pure guadagnare. Fiorello quando morirà avrà la capacità di risorgere e interpretare se stesso in una fiction. Infatti lui morirà in una fiction. In una probabile. In una fiction, però sono delle cacate pazzesche, perché in America comunque
Netflix, altri produttori fanno comunque delle fiction estremamente, diciamo così, di qualità. E la Rai invece questa edizione sa fare delle cose, tutto il rispetto a Don Matteo, la differenza anche nel nome, loro le chiamano serie televisive, sono dei veri e propri film, poi girati anche come dei veri e propri, giustamente sono dei film, invece non fiction, si dà proprio per finzione, quindi sì, infatti, già la parola delinea il prodotto. Esattamente. Cioè, siamo arrivati al punto dove programmi di un certo interesse sono quelli di Jerry Scotti, cioè la gente segue Jerry Scotti perché rispetto poi alla media, perlomeno Jerry Scotti c'ha un nome, c'ha un'esperienza magari. No, un altro programma che ultimamente seguivo, per esempio, che pure sono soldi buttati dalla finestra, perché poi quando uno non paga il canone Rai e si limita a non pagarlo, cioè comunque è una persona civile, cioè uno dovrebbe non pagare e poi aspettare quando arriva il, diciamo così, quello là che viene l'esattore, bisogna picchiarlo. Perché pensa che una trasmissione come l'Arena di Giretti, secondo me è una cosa offensiva, cioè io devo pagare per queste cose, cioè a spese dei cittadini, si puttanate che fanno poi a ora di pranzo la domenica, cioè falli l'11 alla sera, magari uno sta dormendo, come l'orario nostro, ovviamente. l'unico programma diciamo decente, appena paragonato a Giletti. No, noi andiamo in onda di notte perché di giorno lavoriamo, abbiamo questo problema, anche noi questo vizio, siccome siamo poveri siamo costretti ad andare a lavorare tutti i giorni, questo è il problema. Però c'è un programma interessante, chi l'ha visto? Se io in tanti anni non ho mai trovato nessuno, Io non l'ho mai visto, quindi. No, io lo vedo spesso perché fanno delle indagini, fanno dei reportage interessanti, diciamo così, della vecchia scuola Rai, dai tempi di telefono giallo, Corrado Augias, che poi col tempo. Però è un po' scomparso quel tipo di giornalismo, poi scomparso anche dalla Rai. Abbiamo questi programmi tipo Quarto Grado, cioè sono 2 anni che parlano sempre di Chiara Gambirà. Pensate poi più. Questo presunto assassino, come si chiama? Bossetti. Ah, questo Bossetti oramai lo conoscono tutti. Cioè, ho capito che sicuramente ha fatto una cosa grave, probabilmente non lo sappiamo, che è ancora innocente, è un indiziato, probabilmente ha ucciso una bambina. Ma penso che pure un assassino di una ragazzina meriterebbe un minimo di rispetto, ma cioè sta tutti uno per probabilmente la moglie, i figli, il computer, ma che pesi, tra qualche anno faranno una fiction anche su di lui, Bossetti. Sì. Non lo potrà fare lui perché probabilmente sarà in carcere, quindi ti chiameranno a Fiorello e farà la doppia parte sia di Yara che di Sottile come Quarto Grado. Comunque non divaghiamo, questa sera ci eravamo ripromessi di parlare di un libro di Marco Boato dedicato ad Alexander Langer. Ma questo è il libro di Boato, quello che c'è? No. Ah, quindi non mi sembrava. Io ce l'ho, l'ho comprato al congresso dei Verdi. Poi il primo mi fu anche rubato. Quindi il primo libro. E il secondo. Era stato un socialista. Sicuramente. Se a volte si infiltrano. No, veramente. o qualche comunista. No, veramente. Poi. Trovai il ladro, il quale mi venne a restituire il libro. Perché l'hai regalato, no, io gli dissi: fino a quando si rubano un libro c'è ancora speranza. Che casi rubano di tutto. Però. Infatti, sì. E lui diciamo, accettò questa cosa simpaticamente e mi regalò una bottiglia di vino in cambio del libro. E quindi ci hai guadagnato, secondo me. Il libro stava dipende dal vino. 9 euro, era un Chianti classico, quindi stava 14-15 euro. Sono andato bene io. Però poi mi sono ricomprato un'altra volta il libro e poi parlando con Boato, che lui era il presidente di quel congresso. Boato è stato un grande amico di... Boato è stato dei fondatori di Lotta Continua insieme a Langer, insieme a Sofri, quindi poi insieme a loro diciamo, fu uno dei fondatori poi del movimento ambientalista italiano. E poi parlando con Boato gli chiesi se voleva venire da noi in provincia di Avellino a fare un'iniziativa su Langer, che nel 2015 è stato il ventennale della morte di Langer. Dopo
e dopo proprio quell'anno Boato ha fatto questo libro, che poi questo libro sarebbero fondamentalmente degli scritti dei vari personaggi che all'epoca hanno interagito con Lange. Erano compagni di viaggio, compagni di partito, diciamo, perché Lange nel 95 si suicidò lasciando un biglietto con una frase agli amici: non siate tristi. Questa frase, diciamo, è rimasta un po' un simbolo, diciamo così, di questa persona che in certo qual modo cerca di non far soffrire i propri compagni, le persone che c'erano vicini. E quindi Boato accettò e mo giovedì alle 18:30 al Circolo della Stampa di Avellino, perché questa iniziativa abbiamo deciso di farla ad Avellino per dare la possibilità magari a più persone di poter venire, perché fare delle iniziative nel baianese spesso è un po' riduttivo. A parte quando si fanno delle iniziative di tipo culturale, presentazioni di libri, cose un po', sembra sempre di essere dei pesci fuor d'acqua. Quindi, perciò abbiamo deciso di fare questa trasmissione, che stiamo, diciamo, cerchiamo di andare verso la sintesi estrema dell'autoreferenzialità. Cioè siamo proprio se c'è qualche radioascoltatore, cerchiamo di dissuaderlo a cambiare canale. Allora, parlando un po' di Alexander Lange, facciamo un breve profilo di chi era, insomma. Gli amici l'hanno definito come un testimone e un profeta. È stato un testimone di un certo periodo storico, cioè lui veniva dal 68, quindi ha vissuto comunque un periodo di profondi mutamenti della società contemporanea, ma soprattutto si è trovato a vivere, lui era altoatesino del sud Tirolo, si è trovato a vivere un eterno conflitto tra le separazioni che ancora oggi esistono in quella zona d'Italia, tra chi è ghettizzato perché parla italiano e chi invece vive più liberamente, tra virgolette, perché di madrelingua tedesca. Langer ha sofferto molto sin dal principio questa situazione, e poi, partendo da questo, ha esteso un po' i suoi interessi, e quindi è stato un personaggio a tratti scomodo per quanto riguarda la sua attività sociale e politica. La cosa importante è che fu un leader carismatico. Egli infatti fondò, come hai detto tu, Lotta Continua insieme ai suoi compagni di viaggio Sofri e Boato. Poi è stato uno dei fondatori dei Verdi. Non solo è stato il fondatore, ma poi ha avuto la fortuna di vivere anche il periodo di maggiore splendore dei Verdi. E lui stesso fu prima eletto alla provincia di Bolzano come consigliere, poi ebbe la fortuna di essere eletto come parlamentare europeo, e quindi fino al suicidio è stato parlamentare europeo per 7 anni. Lui ha lanciato il nuovo modo di intendere l'ecologia, perché il suo motto era che l'ecologia politica deve suscitare impulsi che rendano possibile una correzione di rotta. Fondamentalmente egli affermava quindi che c'era bisogno di una rottura con tutto quello che era stato detto e fatto nel passato, che era comunque rimasto in modo aleatorio, perché alla fine si parlava, però poi non, nei fatti non si riusciva a risolvere nulla, e quindi ha cercato con la sua attività di cambiare un poco, di attuare una specie di rivoluzione ecologica nel modo di intendere l'ecologia, che poi fondamentalmente, diciamo, ha subito su se stesso i risvolti di questa sua attività, perché nel 95, come hai detto tu, ha deciso di suicidarsi impiccandosi ad un albero di albicocche in un giardino. Quello che dobbiamo sottolineare
è che, come hai detto anche tu prima, che Langer è un personaggio scomodo. Un personaggio scomodo perché in un'epoca in cui le posizioni politiche erano dogmatiche sia da una parte che dall'altra, relativamente al PC e alla Democrazia Cristiana, Langer era uno che poneva una serie di domande che in un certo modo rompevano gli schemi rigidi dell'epoca. Cioè Langer era un personaggio scomodo per la Democrazia Cristiana perché era un cristiano, un cattolico, ma era un leader, era stato un leader di lotta continua del movimento comunista, ed era un personaggio scomodo per il PC perché non rientrava nei canoni, diciamo così, dell'establishment del Partito Comunista dell'epoca e anche precedentemente, come era già successo con altri personaggi scomodi come lo stesso Pasolini, che affrontavano le questioni in maniera pragmatica. E queste, diciamo, queste posizioni che inevitabilmente aprivano dei momenti di riflessione, diciamo, erano comunque avversati. Quindi noi Langer lo possiamo, come dire, inquadrare molto più facilmente nella nostra epoca attuale rispetto all'epoca in cui lui agì, sì. Perché lui è stato un grande pacifista, uno che ha perseverato e ha cercato in tutti i modi di creare, diciamo così, situazioni che portassero alla pace. Il libro di Boato si chiama proprio così, Costruttori di Ponti, perché lui era convinto, diciamo così, di cercare sempre di trovare un anello di collegamento e non di divisioni. Cioè, quando lui fonda, è uno dei fondatori dei Verdi, perché sposa la causa ambientalista e in un certo modo inventano l'ambientalismo in Italia, che precedentemente non esisteva. Ebbene, questa loro posizione è una posizione che Langer tende, diciamo così, a uniformare e, diciamo così, a sganciare da posizioni politicamente marcate. Cioè, lui parla anche di un ecologismo conservatore, cioè lui tende di cercare dei collegamenti anche con altri strati sociali, anche con altre parti della società, perché l'ambiente è un qualcosa che interessa a, diciamo così, interessa a 360 gradi. Infatti quello che è uno dei problemi dei Verdi, del Partito dei Verdi, che ha portato poi alla scomparsa quasi del partito, è stato proprio quello di arroccarsi su posizione ai limiti dell'estremismo, sganciandosi da quelle che sono le posizioni avanzate dell'ambientalismo tedesco. Dobbiamo pensare che gli ambientalisti in Germania, i Verdi, sono il quarto partito in Europa, in Italia non esiste. Non esiste perché a un certo punto i Verdi hanno assunto posizioni estreme, posizioni minoritarie, marginali, alleandosi anche con altri partiti, diciamo così, come Rifondazione Comunista. Nell'ultima tornata elettorale si allearono con il partito del giudice siciliano, come si chiamava il giudice che fece quel partito? Ingroia. Cioè estinzione, insorgenza, cioè, civile, ma manca insorgenza, cioè insorgenza, no, così si chiamava il partito, comunque, cioè, talmente che era importante, soprattutto ce lo ricordiamo proprio, comunque non era insorgenza, là civile. C'era stato come al solito l'escamotage utilizzato da tutti i piccoli partiti, c'era la parola civile, però non era insorgenza, perché insorgenza è un altro partito. Speriamo, ti dico subito che con i potenti mezzi telecomunicativi. Sì. Nel frattempo mandiamo un po' di musica, poi quando rientriamo continuiamo con questo. Io bevo un po' di birra, così, giusto per. Depression and solitude. I've been waiting here for
different in this amount of time. Wasn't signing clouds performing the fire fight. So you try to focus on the good side of life. Is it can be anywhere like in golden times. Now you wonder what would happen in spotlight. And just about to realize. Hold your breath, let your arms hover in the sphere. Feel this way, carrying you to the ultimate day. Says the death when the clocks peter have stopped ticking. There's no doubt that this evening now is everlasting. Yet it seems as if the war's only bleakness left. Even the lion's banner's gone irrevocably. Laying here for an endless amount of time, trying to find the pattern of the blessings print. But you need to live in order to see today. So it's not too late to rewrite your own story. Now you're riding down a snow-covered mountain ridge, and just about to realize. Hold your breath, let your arms hover in the sphere. Be this way, carrying you to the ultimate stage. Sense the death when the clocks peter have stopped ticking. There's no doubt that this here and now is everlasting. And then desist to follow the inconceivable. Are we here and now existing in what we see? We don't. Studio, siamo sempre i soliti, non si è aggiunto nessuno. Anzi, quindi abbiamo perso Massimo, che prima era Massimo qui in studio con noi, adesso si è un attimo allontanato. Ma forse sarà, visto che qui abbiamo un problema che dovremmo anche segnalare all'amministrazione comunale, che ci manca un bagno. Ci manca un bagno, facciamo una petizione per regalare un bagno a Radio Baiano. Un bagno per Radio Baiano. Non facciamo una raccolta di fondi, perché sarebbe, no, diciamo così, potremmo imparare però due o tre. Però potremmo fare una raccolta di tazze. Chi si offre di fare un bagno gratis? Magari chi mette il materiale, chi ci mette il lavoro. Noi abbiamo costruito le aste dei microfoni verso la nostra ditta e dovremmo costruire anche degli sgabelli. Prima o poi ci riusciremo. Se ci portano i pannelli di compensazione, hanno portato. No. E quindi, perché Stefano Albanese, lui diciamo così, pretende una precisione, diciamo, e poi quando tu gli dai degli appuntamenti non viene mai. Quindi, caro Stefano, se sei in ascolto, aspettiamo i pannelli di compensare. Per fare i 10 gabelli. Per compensare. Il ferro ce lo mettiamo noi. Poi, se dobbiamo fare anche il bagno, faccelo sapere che noi ci organizziamo anche per questa attività. Quindi, ritornando al discorso di prima, i Verdi assunsero negli anni, diciamo intorno al 2000, dal 2000 in poi, la posizione più arroccata verso sinistra, diciamo snaturando un po' quella che era la filosofia iniziale di Langer, perché l'ambientalismo, diciamo così, anche se storicamente è stato più vicino a posizioni, diciamo, di sinistra, l'ambientalismo non è né di destra né di sinistra. È un argomento trasversale. Dovrebbe essere un argomento trasversale. Chi si chiede qual è il ruolo dell'ambientalismo, perché dovrebbero esistere i movimenti ambientalisti, perché tutti i partiti dovrebbero al loro interno avere elementi, diciamo così, legati all'ecologia, all'ambientalismo, perché un movimento ambientalista a sé autonomo? Perché secondo me
in ogni democrazia ci devono essere, diciamo così, quanto più organizzazioni possibili che rappresentano i vari strati della società, perché poi alla fine noi lo vediamo che i partiti politici poi fondamentalmente seguono una linea di chi li governa, di chi li gestisce, di chi li dirige. Non è che in maniera equilibrata danno voce anche all'ultima, cioè, è pure un problema di gestione di fatto. Di ma noi ritornando al discorso attuale, no? È stato proposto il referendum sulla questione delle trivellazioni. Il referendum non è che abolisce le trivellazioni, il referendum indirettamente cerca di dare più regolamentazioni, più potere alle popolazioni locali. In poche parole, le popolazioni locali potranno avere un margine maggiore di contrattazione, che poi nemmeno è giusto che fanno un pozzo di petrolio in una provincia e gli abitanti di quella provincia devono pagare la benzina più cara di quanto si paga in un'altra provincia, cioè ci devono essere dei vantaggi, e quindi questi vantaggi ci possono essere solo ed esclusivamente se c'è un potere contrattuale da parte delle popolazioni. Con le nuove leggi che sono state varate dal governo, le leggi, diciamo così, per quanto riguarda lo sviluppo, hanno in un certo qual modo aumentato il potere dello Stato relativamente alle estrazioni petrolifere, allo sfruttamento del sottosuolo. Questo referendum dovrebbe dare più potere alle popolazioni locali. Allora, il referendum è stato indetto non attraverso la raccolta delle firme, ma perché nove regioni, come prevede la Costituzione, hanno chiesto il referendum ed è stato indetto direttamente, senza nemmeno verificare firme, perché non sono state prese firme. La Corte Costituzionale ha dato parere favorevole, quindi il referendum è diventato effettivo. Il governo ha, rispetto al referendum, la possibilità di decidere la data di svolgimento del referendum. Che data ha scelto il governo? Il 17 aprile, cioè un mese e mezzo, meno due mesi, dopo che la consulta si è espressa, cioè nemmeno il tempo per dare ai comitati referendari per organizzarsi sui territori per organizzare i cittadini per votare, perché questo tema poi non è un tema sentito da tutta la popolazione, ma è sentito solo da quelle popolazioni interessate dalle trivellazioni. Questo per dire che cosa? Per dire che c'è una scorrettezza di fondo da parte del governo su questa questione, perché un governo serio e democratico si gioca la partita e dà la possibilità ai cittadini di poter decidere democraticamente la loro volontà. Invece questo governo impedisce ai cittadini italiani di potersi esprimere su questo. Quindi non solo, ma si sarebbe potuto accorpare la votazione per il referendum alle comunali che ci saranno. Ma se si accorpava, poi un mese, poi cioè, se, quorum era se si accorpava si raggiungeva il quorum. Invece l'obiettivo del governo, il quale entra a gamba tesa in questo, perché il governo doveva essere arbitro e doveva garante. Invece il governo in questa questione parte in causa e sostiene le multinazionali, perché la questione del petrolio, degli studi, dell'estrazione, è vero che noi non è che possiamo fare, diciamo così, i fondamentalisti che siamo contro il petrolio perché tutti quanti camminiamo con la macchina, non è questo il problema. Però se oggi il petrolio viene estratto e viene pagato $30 al barile, se ci sta una regione del mondo come l'Iran dove verranno messi sul mercato 500.000 barili al giorno, quindi questo creerà un ulteriore crollo dei prezzi, ci sembra assurdo mettersi a trivellare al largo delle Tremiti, sì, o diciamo così, insomma, cioè noi non è che siamo contro in maniera a prescindere, in maniera fondamentalista. Pensiamo che sia opportuno dare la possibilità alle popolazioni locali di poter decidere del loro destino. Questo è quello che noi pensiamo. E il governo avrebbe dovuto dare ai cittadini la possibilità di potersi esprimere nei tempi e nei modi democratici. Questo non è stato fatto, perché non esiste in Italia oggi un movimento ambientalista capace di incidere sulle politiche governative. E la lezione di Langer oggi diventa attuale perché alcune tematiche da lui affrontate, non solo sotto l'aspetto dell'inquinamento dell'ambiente in generale, ma anche relativamente alla questione dei diritti, alla questione quando riguarda il discorso, diciamo, di problematiche morali legate
alla fecondazione artificiale, alle sperimentazioni, alle manipolazioni genetiche. Alle manipolazioni genetiche. Lui aveva delle posizioni particolari, articolate, già 30 anni fa. Quelle questioni oggi sono diventate di attualità molto più di quanto lo erano 30 anni fa. Infatti già nell'87 proprio Langer suscitò uno scandalo quando indirettamente in una polemica con una dirigente dell'allora Partito Comunista, Rossana Rossanda, e praticamente Langer si schierò a favore di Ratzinger, che all'epoca era il ministro della Congregazione della Fede del Vaticano, che si schierò contro le manipolazioni genetiche. Langer diede ragione a Ratzinger, suscitando un vespaio all'epoca. Poi c'erano ancora i vecchi partiti, quindi ti lascio immaginare. Il problema è legato sempre alla libertà dell'individuo, non tanto alla posizione del singolo relativamente a certe pratiche, a certe attività. Per esempio sull'aborto, oppure sull'utero in affitto, ma anche sull'eutanasia, sul testamento biologico. Essere contrari o essere favorevoli non significa, diciamo così, avere il diritto di poter decidere per gli altri. Cioè, io posso essere tranquillamente contro l'aborto, ma non mi segnerei manco la notte di andare da una donna ad imporre la mia volontà per legge. Cioè, ognuno deve essere libero di scegliere la propria. Poi pure questa concezione della vita, questo rispetto per la vita che parte dalle forme embrionali, quando parliamo, cioè ci stiamo già mantenendo larghi, perché sta qualcuno che forse già dallo spermatozoo dovremmo cercare, magari uno non si deve masturbare perché il seme, cioè, come parliamo di malati di mente. Cioè, a mio avviso, la vita, la vita uno la può considerare dal concepimento. No, io ti dico di più, a mio avviso. L'embrione, parlare di concepimento vita, anche, voglio dire. Sì, io credo che la vita inizi da quando il cervello sviluppa un certo grado di coscienza. Prima non un battito cardiaco, secondo me, non è vita. Rispettare l'embrione quasi come se stesse rispettando una persona di 40-50 anni, mi pare una cosa proprio. Comunque, pure la questione di è una questione, adesso voglio dire, è il caso di dire di punti di vista, anche sì. Però il rispetto, avere il rispetto di chi magari la pensa diversamente, vuole agire diversamente. Perché ha un caso particolare. No, ma noi, io penso che questa questione del rispetto per le posizioni, cioè anche io che ho una posizione mia abbastanza radicale su questi argomenti, però io mi batterei per difendere il diritto di un altro ad essere, pure per esempio sulla questione delle unioni gay, dei matrimoni gay, delle adozioni da parte degli omosessuali, io sono favorevolissimo. Però io penso che chi non è a favore abbia il diritto comunque di esprimere la sua opinione. Il problema è quando poi queste forme diventano forme, diciamo così, di razzismo, di imposizione. Quando la Chiesa tenta di entrare all'interno del Parlamento, della politica, cercando di influenzare quelle che sono le scelte democratiche di un paese laico per imporre alcuni dogmi, queste cose sono di una inaudita violenza. E quindi. Però dobbiamo dire che la Chiesa questo diritto di interagire con gli affari di Stato se l'è praticamente acquistato con i patti lateranensi, quando non so quanti milioni di lire diede allo Stato italiano all'epoca. No, lo Stato italiano diede alla Chiesa. Cioè, a me questa Chiesa non è mai cacciata un euro, con tutta la buona volontà. No, ma il problema è che il difetto nasce. Diciamo dal principio, perché la religione nasce come controllo, ma la religione nasce come organizzazione sociale, non è che la religione nasce per una questione, diciamo così, di anarchia di fondo, cioè nasce come controllo, poi piano piano si separano i due elementi ed esiste libera chiesa e libero stato. Ma inizialmente esisteva il controllo teocratico. Oggi, per esempio, che l'Islam è una religione più giovane del cristianesimo e quindi è una fase ancora di evoluzione,
iniziale, la teocrazia è la regola. La religione cattolica si è un po' più emancipata, più, diciamo così, si è più evoluta sotto questo aspetto, e quindi abbiamo la percezione che le due cose siano separate. In realtà non sono separate, perché tutti i dogmi della Chiesa, tutte le regole, tutte le leggi della Chiesa servono e sono, diciamo, impostate per il controllo e il regolamento della vita sociale. Da qui non sfugge. Quindi è automatico che la Chiesa tende sempre, attraverso lo Stato, a modificare le leggi per far sì che i suoi adepti, i suoi seguaci, i vari religiosi, religiosi a vario titolo, si adeguino a queste leggi. E l'errore è proprio questo. L'errore non è pensarla diversamente. L'errore non è essere cattolico, essere cristiano. L'errore è cercare di imporre la propria visione del mondo, del proprio Dio, a chi magari un Dio non lo vuole avere. Questo è il problema. E quindi inizialmente nascono questi scontri, queste polemiche, che sono fondamentalmente polemiche nate in un'epoca in cui certi ragionamenti non venivano minimamente tollerati. La posizione di Langer è una posizione estremamente coraggiosa, espressa in quell'epoca, con un partito comunista forte, con movimenti di sinistra forti, non come i movimenti di sinistra, diciamo così, del 2016, che sono a parte tristi, cioè proprio tristi, ma poi numericamente inconsistenti, per dire percentuale quasi inesistenti, numeri al bancolotto. E infatti ogni volta che ci sono le politiche c'è questa corsa agli accordi per il superamento del 4%, dello sbarramento. Ma quelli sono arrivati all'1%, 0,5%, cioè quindi non parliamo proprio di niente, perché poi non si organizza nemmeno niente sui territori. I partiti che avevano al loro interno la possibilità di svolgere delle attività culturali, di crescita collettiva, percorsi di impegno sociale, però c'era anche la parte politica legata alle elezioni, legata all'amministrazione. I partiti poi hanno perso tutto, la parte più bella probabilmente, quella proprio del confronto, è stata completamente eliminata. Cioè il fatto di confrontarsi, di entrare nei luoghi, diciamo così, in cui si fa cultura, come faceva magari prima, facevano prima tutti i partiti a vario titolo, con tutti i problemi che avevano, però avevano un'anima di questo tipo. Poi questo tipo di attività è stata completamente abbandonata e si è passati solo ed esclusivamente a una conta continua, ma soprattutto a una gestione personalistica dei partiti che va da destra a sinistra. Ma quando io mi esprimo su Facebook oppure magari da qualche giornale, qualcuno pensa che le mie dichiarazioni siano dichiarazioni risentite, che vanno oltre la realtà. In realtà io, essendoci stato in un partito, essendomi impegnato parecchio, diciamo, in questo partito, io parlo con, diciamo così, cognizione, con esperienza diretta. Io quando ero ragazzo sono andato a scuola, facevo proprio questa riflessione a Nola e a Pomigliano. Quando facevo Filone a Nola, il mercoledì andavo al mercato e mi fermavo a seguire tutti quegli imbroglioni che stavano là, che vendevano tutte quelle cose, mercanti, specie di mercanti, ma in realtà erano degli imbroglioni, dei cliché collaudati, alla fine fregavano i soldi. C'era sempre qualcuno. Io stavo là e seguivo queste cose, diciamo così, anche se marinavo la scuola, però erano lezioni di vita che avevo, inestimabili. Quando io sono entrato, per esempio, nel partito che poi ho seguito per parecchio tempo, nel Partito Democratico, io ho avuto modo di incontrare persone che erano allo stesso livello dei mercanti del mercato di Nola, ma molto peggio. Quando chi vive lontano dai centri di potere immagina, ma non conosce la realtà. La realtà è peggio dell'immaginazione. In questo caso il diavolo è più brutto di quello che si riesce a dipingere. In questo caso. Quindi le cose che io dico, io a volte mi vorrei scrivere un libro, per esempio ho fatto delle primarie. Se lo scrivi poi lo presentiamo in radio. Lo devo scrivere, però mi serve un po' di tempo. Però ho fatto delle primarie di Napoli, questi che davano gli spiccioli, oppure che davano i 10 euro, oppure, cioè queste cose sono proprio l'ABC. Sì, infatti. Cioè quello è zero rispetto a quello che succede. Ma poi infatti veramente. Proprio questo riflettevo oggi, cioè non capisco tutto questo scandalo suscitato.
chiunque abbia fatto un minimo di politica sa proprio che dalle basi. Se, se il Partito Democratico, per fare un ragionamento diciamo elementare, mette un, i manifesti in tutta Italia in cui dice il giorno 15 inizia il tesseramento, il giorno 21 finisce, venitevi a iscrivervi al partito. Non si iscrive nessuno. Forse in Italia si iscrivono 3-4 persone, manco i dirigenti. La gente si iscrive ai partiti perché sono dei registri con dei nomi già compilati. Queste persone vengono chiamate, le tessere gli vengono portate a casa, qualcuno gli viene pure pagata la tessera. Cioè, in Italia non c'è nessuno che si sogna, nemmeno la notte, di andare, forse l'1%. Ma anche in Sinistra, Ecologia e Libertà. No, ma io credo proprio più o meno in tutti, così, tutti i partiti, non solo in me. Nei partiti di sinistra, io penso che sia una questione trasversale. Ma io mi ricordo quando ero io, diciamo che ero un dirigente del mio partito, mi ricordo che la tessera me la chiedeva solamente l'iscritto proprio quello là, che era iscritto da 40 anni, che forse ce l'aveva pure per una questione. Fedain politico. Ma fedain, forse pure una questione di scaramanzie, forse non tenga la tessera, magari può succedere qualcosa, quindi una sorta di portafortuna, e ti venivano a chiedere la tessera. Poi gli altri, se non andavi tu a casa e gli pregavi pure, a parte quando andavi a portargli sta testa ti facevano cazziate, ti dicevano di tutto, perché quasi era in mala fulmine. Poi dopodiché tu gli facevi un po' sta piccolo resoconto, poi ti facevano sta testa, poi ti pagavano, non ti pagavano. Comunque. Poi succede anche che magari dei giovani si presentano per tesserarsi e non ti fanno tesserare, no. Pure questo succede, come è successo in alcuni casi. Io penso partito da decitato a livello locale. No, io penso che oramai i partiti sono dei simulacri vuoti che rappresentano qualcosa che non esiste più. Anche questi ragazzi giovani che si avvicinano ai partiti, io, per me sono anomali. Cioè, io penso che un ragazzo oggi in questa società è normale quando si dedica alla musica, si dedica allo studio, esce con le ragazze, va a ballare, ma uno che va a frequentare il PD a 18 anni, secondo me ha qualche problema. Con tutta la buona volontà, o ha dei problemi, o ha dei sogni, forse mi viene da pensare. Ma se hai dei sogni, certamente non li vai. No, sogni di larghe vedute, come non so come poteva essere il giovane Langer. Io sono rimasto colpito dal fatto che quando stavo nel partito, diciamo così, gli adulti tendavano sempre un po' a imbrogliare, i giovani erano molto più spregiudicati, cioè non c'è proprio paragone, sono degli arrivisti, quella è la questione, perché la selezione non c'è, prima c'era una selezione culturale, una selezione di appartenenza fondamentalmente, oggi non c'è più, oggi non esiste niente, oggi tu in un partito conti in base alle tessere che hai e ai voti che manovri. Poi se sei un perfetto analfabeta o un perfetto imbroglione non conta niente, entrambe le cose. Invece quando i partiti erano perlomeno parvenza di quello che un partito dovrebbe essere, una persona che era iscritta a un partito aveva un ruolo e aveva delle responsabilità e aveva degli obblighi anche di tipo culturale, di tipo morale, etico da seguire. Avere la testa del PC nel 1960, per esempio, 1970, non era una cosa che potevano permettersi tutti, cioè era un impegno, perché comunque ci si trovava in posizioni di lotta, in una lotta di classe che ancora allora esisteva, per il riscatto dei più poveri, dei contadini, degli operai, per avere dei diritti sul lavoro. Quindi oggi con questa mescolanza, in realtà, a posto di esserci un allargamento delle fasce di diritti, c'è stata una restrizione e noi vediamo situazioni di grossa degenerazione. Facciamo un piccolo stacco musicale. C'è una parte di popolazione estremamente garantita e una parte di popolazione senza nessuna garanzia. Diciamo che i vecchi partiti ormai sono partiti. Sono andati, noi torniamo dopo questo breve stacco musicale. Home, Chicago, I'm home, the city home.
sonno. Torniamo, abbassiamo il volume della musica. No, mi sembra che alla nostra unica radioascoltatrice che in questo momento ci sta sentendo non auguriamo buona festa, no. Per rispetto, perché siccome a parte che dopo me già è passata mezzanotte, quindi già è passata mezzanotte la festa, quindi, della donna, e oggi che festa è? Perché ogni giorno è la giornata, è la di qualcosa, ma oggi è il compleanno di mio fratello, auguri a Peppe. Ma chi è Peppe? No, Gaetano. Gaetano. E quindi approfittiamo per fargli gli auguri. Facciamo gli auguri a Gaetano, che sicuramente non ci sarà. Sicuramente non è donna. No, vabbè, non so, penso di no. All'anagrafe no. Bravo, poi che ne sai? Ha anche tre figli. Quindi. Però sta cosa della festa della donna io la toglierei, però. Perché... A parte che secondo me è una discriminazione. Ma è una discriminazione, perché cioè non ha proprio senso la festa delle donne, la festa degli uomini, la festa dei cavalli. Fanno morire sui social le due posizioni. Sì. Che puntualmente ogni anno si verificano, quelle che dicono non bisogna festeggiare perché questa festa ricorda la giornata mondiale che commemora la donna. Poi il fatto che dicono delle operaie morte, l'operaio morte, a noi ci dispiace. Poi c'è l'altro lato che invece dicono no, invece approfittiamo, festeggiamo, usciamo, eccetera eccetera. Ogni anno si ripropone sempre la stessa cosa, come al solito. Diciamo che secondo me bisognerebbe abolire questa festa per rispetto delle donne. Anzi, invece, oltre ad essere festa della donna, è diventata giornata mondiale della donna. Giornata mondiale. Quindi in tutto il mondo l'8 marzo si festeggiano queste donne. Io oggi su Facebook ho scritto una cosa che è come al solito una delle mie tante provocazioni. Ho detto la festa della donna dovrebbe essere estesa anche agli uomini che si sentono donna e tolta a quelle donne che invece si sentono uomini. Vabbè, questa sarebbe la festa, poi a questo punto non più una festa, diciamo così, con un riscontro di tipo anagrafico, ma solo con un riscontro di tipo o di orientamento fisico, sessuale. Di orientamento sessuale. Purtroppo stiamo vivendo una situazione abbastanza complessa, ma oggi ho seguito una trasmissione dove c'era Miriam Maffay che parlava proprio di questa, in un suo intervento di alcuni anni fa, in cui diceva che secondo lei le donne hanno oggi gli stessi identici diritti degli uomini, l'unica difficoltà è l'esercizio di questi diritti, che è difficile, nel senso che tutti possono ambire ad occupare qualsiasi tipo di posto, dal manager di una grande azienda alle massime cariche dello Stato, però poi questo spesso non avviene perché c'è ancora un certo modo di... Io penso che, per esempio, sta cosa della diciamo che è importante dare spazio a tutti, sia uomini che donne, senza nessun tipo di discriminazione. Però eliminando anche tutte queste forme, diciamo così, un po' di contorno, no? Le donne sono più intelligenti, le donne, per esempio, abbiamo la Boldrini, che secondo me è la prova provata che le donne non sono intelligenti. Ma voi avete mai visto una donna muratore? Ci può pure stare una donna muratore, però il problema è che... No, nel senso che ambiscono direttamente alle cariche dirigenziali, massime cariche della società, e poi muratore non vanno a fare. Paolo è misogine, giusto? Paolo misogine. No, però scusami Paolo, a un certo punto, si è quasi balenato sul suo pensiero che venisse impedito alle donne di assurgere alle massime cariche dello Stato perché ci fosse un disegno maschilista. Mo che la Boldrini, per esempio, ma già prima c'era stata la Lil Degliotti, c'era stata la leghista, come si chiamava? Pivetti. La Pivetti, comunque un ruolo che è stato occupato diverse volte dalle donne. Però la prova provata... Ti prego, non paragoniamo la Boldrini a Lil Degliotti, C'era un abisso tra le due... No, a Boldrini non la paragonerei nemmeno... A Irene Pivetti, non ci vuole. Ma secondo me, non lo so, la puoi paragonare a Massimo. Massimo ha più tette, forse. Massimo, una taglia in più. C'ha una taglia in più. Però io penso che Boldrini sia veramente la prova provata che le donne che occupano le massime cariche dello Stato non è detto che facciano meglio degli uomini. Punto primo. Punto secondo. La società è costruita in un certo modo che
viene impedito alle donne, diciamo per le donne è più faticoso accedere a determinati ambiti per una questione di struttura sociale, non perché c'è un disegno che vuole, cioè non è che noi uomini ci riuniamo la sera e dobbiamo far fuori una donna, cioè non ci passa neanche la capa. Il problema è che secoli e secoli di società, di regole, di costumi non si riescono a risolvere nel giro di pochi di un decennio, però devo fare, no, vi assicuro che avere dei capi donna è tremendo. Scrivevo in un'agenzia di stampa a Napoli, avevo editrice, direttrice e capo redattrice, tutte e tre femmine. E com'erano? Ma dici esteticamente? Oppure... due su tre erano passabili. Quindi diciamo due così. Forme di bellezze diverse, diciamo, quando, però erano cacacazzi, cioè proprio quando ti... brave nel loro lavoro, perché sempre due su tre. Ma tu perché? Ma abbiamo capito che c'era una che era antipatica. Ma scusa, no, ma scusa, ma Paola, ma loro che facevano? Erano aggressivi, ti riprendevano, che facevano? Sì, quella là su quella diciamo l'altra su tre. L'altra su vabbè, tre, io ho capito che tu ci hai provato con questa da finire con... Ma perché lui non ha mai... sicuro non avrei mai potuto provarci nemmeno se fossi stato cieco come Andrea Bocelli, per dire. Però no, però e tu adesso metti in dubbio anche la capacità di Andrea Bocelli di scegliersi una donna. Vabbè no, lui è a tatto sicuramente. Sicuramente ha, diciamo così, il suo sistema. Noi ci arrangiamo diversamente con i sensi che ci resta, con la vista che quelle di colpa è un senso che lascia il tempo che trova. No, vabbè, anche se in questo campo dovremmo chiedere al nostro amico Massimo la sua lunga esperienza nel campo, diciamo così, del corteggiamento. Dei grandi risultati che lui ha ottenuto, quando faremo una puntata fiume di due giorni in cui lui parlerà in cui lui parlerà ininterrottamente di queste storie d'amore che si sono svolte in tutti i luoghi del possibile mondo, immaginare in tutti i luoghi del mondo. Ma tornando per un attimo seri, diciamo, volevo chiudere la puntata dedicata all'Hunger con un piccolo aneddoto un po' amaro. Lui scelse di suicidarsi il 3 luglio del 95, dopo una serie di vicissitudini che lo coinvolsero, riferite alla guerra nell'ex Jugoslavia, che lui subì molto. Infatti provò in tutti i modi ad interagire sia con i governi, sì. per cercare di fermare questa guerra. Ebbene, appena una settimana dopo la sua morte ci fu il massacro di Srebrenica ad opera di Mladic, il generale Mladic, che quindi concluse teoricamente, diciamo ideologicamente, il percorso terreno di Lange. Lui fu anche ebbe anche un incontro con il colonnello Gheddafi, insieme a Sofri e ad altri delegati fecero questo incontro in Libia, in cui proprio sempre al fine di con questa volontà di costruire ponti, di collegare civiltà, culture, storie, per cercare di trovare una strada comune verso la pace. Penso che Langer sia un grande personaggio della storia politica italiana, che debba essere giustamente... Cioè, cercava le cosiddette contaminazioni, si direbbe, cioè contaminazioni positive per prendere spunto da altre... Ma poi ci sta questo aspetto della cultura. Lui era una persona di grande spessore, un professore, uno studioso, era stato direttore del quotidiano Otta Continuo, quando era un giornale importantissimo in Italia. Lo confrontiamo con il leaderismo del 2016, che diciamo così ci lascia un po' perplessi per quanto riguarda la possibilità che in futuro questo paese possa riprendersi sperando nella politica. Ormai siamo a uno stato degenerativo e secondo me neurovegetativo a livello politico. Noi
la settimana prossima, cioè, questa settimana ci eravamo ripromessi di parlare del libro di Amalito De Silva, Degenerati, però siccome noi la trasmissione la facciamo noi, decidiamo noi, cambiamo anche i titoli dei, cioè, se non siete d'accordo potete pure cambiare stazione, oppure chiamate e ci riproponete, venite soprattutto in perché noi io proponevo per la settimana prossima un libro di Sergio Nazario, giornalista napoletano, si chiama Io per fortuna c'ho la camorra. Approvato. È una storia, un cronista vero, non è proprio napoletano, è proprio della provincia di Caserta, di quella provincia che ha dato i natali al clan camorristico dei casalesi. Lui vive ha vissuto e vive quella zona, combatte con la sua cronaca quotidiana. Secondo me questo è un suggerimento che possiamo raccogliere, perché a parte il fatto che si tratta di una storia che riguarda la nostra terra, storie abbastanza ravvicinate a quelle che sono le nostre attività quotidiane, quindi a mio avviso possiamo andare avanti così. La settimana prossima parliamo Parlo anche ai radioascoltatori, preparatevi sull'argomento, poi vi interroghiamo. Se avete voi invece un libro che volete proporci, però a certi, diciamo così, certe condizioni, cioè non è per tutti. Se ci chiama Massimo, per esempio, che ha un libro, noi lo prendiamo in considerazione. No, ma poi io dobbiamo parlare con Stefano, ci deve mettere a disposizione una situazione per poter chiamare noi ascoltatori. No, così li facciamo interagire direttamente. Possiamo fare delle telefonate anonime, però penso alle 11:30 di sera. È un po' difficile che risponda. Se rispondono mi chiamano i carabinieri, sicuramente. Chiudiamo questa puntata. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima, invitandovi a non pagare il canone Rai. It was a normal day, and I guess when I looked at all I'd seen, bridges burning, men who died, and my boots were getting weary, they were needing a canteen, 'cause we were meant to live inside. So I got up in a hurry and I leapt up in a flash, and now I'm sleeping on the floor, but you take all of my worries and you put them in a sack, 'cause I don't need them anymore. I know I'm young, I know I'm dying, I'm still dumb so I keep trying. I'm not the first, and you're not the last, death ain't gonna be a crack, I'm a broken face. Ask me, do you know what you're headed to? A family man on cowboy's claim, and I know where I'm going and what I'm going to do. Oh, and to me, they're the same. I know I'm young, I know I'm dying, but I'm still dumb, so I keep trying. I'm not the first, you're not the last. Death ain't gonna be a crack, I'm a broken face.